esperienza giornalistica, non solo quindi come esperienza di Pre-Italia. Il giornalismo, pensi che potrà avere un nuovo scopo attraverso i new media, attraverso le dinamiche di utilizzo delle nuove tecnologie, oppure pensi che questo possa essere pericoloso per il giornalismo e per l'informazione? Allora, mi stimoli su quello che è stata la mia grande passione da quando appunto a 20 anni ho cominciato a fare la giornalista, prima a carta stampata, poi in radio, televisione, in Rai. Innanzitutto il giornalismo, nonostante la crisi che adesso attraversano giornali e televisioni, ma dovuta anche alla crisi generale della pubblicità e alla crisi economica, non potrà mai morire, perché dove c'è libertà c'è informazione, dove c'è informazione c'è giornalismo. E naturalmente può, è già cambiata, si è già evoluta, perché questi nuovi mezzi consentono, come dire, a tutti anche di diventare un po' reporter. Pensiamo ai cellulari con la possibilità di fare foto, di fare video, e consentono anche ai grandi mezzi di avere delle testimonianze dirette anche da chi è sul posto in quel momento, magari casualmente, ma che diventa protagonista, diciamo, delle informazioni in quel momento. Ecco, il giornalismo si sta evolvendo tantissimo. Dà la possibilità di moltiplicare appunto anche come dire, le fonti. Il problema vero è sempre lo stesso, cioè l'attendibilità, l'affidabilità, che noi possiamo moltiplicare a dismisura le fonti e avremo sempre e anzi ancora di più il problema di verificarle. Quindi la cosa importante nel giornalismo è come dire, l'affidabilità, la reputazione, perché noi non possiamo credere a tutto e non possiamo credere a tutti. E quindi il problema dell'affidabilità, della reputazione di un organo di stampa o di comunicazione radio-televisiva o internet, che sia riconoscibile, che si prenda le sue responsabilità. Non a caso la legge stabilisce che ogni giornale, parliamo proprio della prima forma di giornalismo, cioè la carta stampata, abbia sempre un direttore responsabile, uno che risponde di quello che viene pubblicato. E questo è come dire, quindi il principio della responsabilità, che certamente non è facile adesso applicare a questa moltiplicazione, no? Perché infatti vediamo per esempio su internet a volte vanno o si trovano delle cose che ci si chiede come è possibile determinate immagini, determinate cose, anche magari girate da ragazzi che a scuola si fanno uno scherzo e poi mettono direttamente delle immagini magari sgradevoli o stupide su internet, ma di chi è? Ci sarà comunque qualcuno che risponde, risponde di questo atto o diventa comunque uno che si pone il problema che questo atto non offenda altre persone anche in nome della libertà. Quindi il discorso della responsabilità, dell'affidabilità, della reputazione, del controllo delle fonti è fondamentale. Però è difficile, dobbiamo metterci a studiarlo presto, perché comunque siamo già oltre, siamo già proprio un po' Il al vaso di vuoto, Pandora un po' si al apre. vuoto, anche se in realtà alcuni esempi, alcune sentenze già insomma, hanno richiamato a questa attenzione, a questo ordine. Comunque credo ci saranno delle possibilità sempre più grandi, insomma, di apertura, però è importante poi studiare, non banalizzare, non pensare Infatti. che basti qualsiasi cosa,
presa e buttata dentro per fare informazione, anzi, esattamente il contrario, più, come dire, più tra virgolette, informazione c'è, cioè più notizie e meno si capisce. Per quello che poi si ha bisogno di avere qualcuno, qualcosa, qualche di cui ci si fida, perché insomma, quando io ho cominciato a fare giornalista c'erano già molte agenzie, ma adesso ce ne sono 10 volte tanto, per esempio. E quindi siccome non si può controllarle di persona, uno per uno, ci si affida a chi per lavoro, per professione e per fama ti, come dire, Certifica la ti verità. Certo. certifica, insomma. Questo è importante. Per esempio, fare un esempio, l'Economist è un giornale dove c'è molto studio, dove c'è molto lavoro. E infatti è un settimanale che viene, come dire, apprezzato in tutto il mondo. Ecco, non è fatto con pochi mezzi e in modo facile, però loro appunto poi recuperano quello che spendono, perché investono nella qualità e lo recuperano perché la qualità gli è riconosciuta. Quindi Certo. non sono ridondanti rispetto a quello che producono, sono tanti e producono cose di alta qualità che infatti viene venduto in tutto il mondo perché gli si riconosce capacità di analisi, di affidabilità, documentazione, per cui è ancora uno dei settimanali più Importante. importanti al mondo.